Innsbruck, Hofburg, sede della giunta provinciale del Tirolo. Anche il presidente della provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, ad accogliere il presidente della Repubblica d'Austria, Heinz Fischer. Cerimonia ufficiale con tanto di spari a salve degli Schützen tirolesi. Poco dopo, spazio ai singoli governatori delle regioni delle Alpi che si sono confrontati sugli obiettivi della macro regione alpina. Luis Durnwalder, insieme ai colleghi italiani, tedeschi, austriaci, francesi e svizzeri, ha illustrato al commissario europeo Johannes Hahn e al presidente austriaco Heinz Fischer l'azione congiunta. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per dar vita alle nostre regioni di montagna. Abbiamo fatto una collaborazione e garantito una collaborazione intersettoriale, nel senso che abbiamo evitato l'esodo collaborando tra agricoltura e turismo, tra piccola industria e agricoltura. E abbiamo fatto tutto il possibile per avere una zona attiva anche nei vari paesi, nelle varie zone, evitando l'esodo della montagna. Questo è importante, però siamo solisti. Se noi vogliamo veramente fare un coro per essere sentiti, allora dobbiamo collaborare tra tutte le regioni che hanno più o meno gli stessi problemi. Proprio nel corso dell'incontro ad Innsbruck è stata ufficializzata la notizia del conferimento all'Europa del premio Nobel per la pace. Massima la soddisfazione da parte di tutti i presenti. L'Europa è specialmente una unità di pace. Mentre i nostri nonni, bisnonni hanno dovuto passare i tempi più belli della loro vita in guerre, in vertenze, eccetera, noi abbiamo la possibilità di poter vivere in questo periodo di pace. E questo è il merito più grande di questa Europa. Io sono molto contento di aver sentito oggi durante questa nostra assemblea che il premio di pace Nobel è stato assegnato a questa Unione Europea. Ne sono fiero e molto contento. Tornando ai lavori della macro regione europea, gli enti coinvolti intendono ora costituire una sorta di comitato di pilotaggio per coordinare la loro azione e i prossimi passi, nonché illustrare l'iniziativa ai diversi livelli istituzionali.